Ciao a tutti e benvenuti su Germoglio Veg con Adelie e Luca. Questo lunedì per la maggior parte degli studenti è ricominciata la scuola, per cui vi starete sicuramente riabituando ai ritmi frenetici e alle pause pranzo un po' brevi. Quindi il video di oggi sarà dedicato proprio a voi, studenti e lavoratori. Eccovi tre dei bei piatti facili e veloci che, se preparati anche in anticipo, andranno a rendere la preparazione dei vostri piatti un gioco da ragazzi. Iniziamo! Il primo piatto di oggi è un grande classico dei pranzi veloci. Infatti si tratta di un panino. Aspettate, so già cosa state pensando. No, un panino. Però questo è un signor panino. Ovvero uno di quei panini che ti svegli alle 5 del mattino e pensi: quanto vorrei quel panino, perché contiene tofu fritto e ha un contorno di chips di carote. Ed iniziamo proprio dal nostro contorno, per cui ci serviranno tre carote colorate che taglieremo a striscioline sottili grazie ad un pelapatate. State tranquilli però se non riuscirete a trovare questa tipologia di carote, perché anche delle semplici carote arancioni andranno benissimo. Dopo averle tagliate, disponiamo le nostre strisce su una teglia ricoperta di carta forno. Quindi saliamole, pepiamole ed aggiungiamo un filo d'olio evo. Dopodiché inforniamo le nostre carote a 150 gradi con forno in modalità ventilata per 20-30 minuti o finché non saranno diventate belle croccanti. Nel frattempo prepariamo il nostro tofu fritto. Dopo aver eliminato tutto l'acqua in eccesso, tagliamo a fette spesse mezzo centimetro 400 g di tofu naturale. Per un panino vi basteranno solo 2 o 3 fette di tofu, però per risparmiare tempo dopo vi consigliamo di prepararne di più in anticipo in modo tale da poterlo congelare e averlo pronto per l'uso. Per la realizzazione di un panino iniziamo marinando 3 fette di tofu con 50 ml di salsa di soia e della paprika a piacere. A questo punto per impanare il nostro tofu ci servirà una pastella, formata con 50 g di farina 00 e 60 ml di latte di soia senza zucchero. Ed ovviamente del pan grattato. Passiamo quindi come prima cosa il tofu marinato nella pastella e poi nel pan grattato. Il tofu così impanato può essere conservato in freezer all'interno di un contenitore ermetico fino ad un mese, ma noi adesso continuiamo con la preparazione del nostro panino. In una padella con abbondante olio evo friggiamo il nostro tofu, facendolo diventare dorato e croccante. Quindi prendiamo un panino a vostra scelta, tagliamolo a metà e su un lato spalmiamo mezzo cucchiaino di senape. Aggiungiamo qualche fetta di cetriolina sott'aceto. Posizioniamo il nostro tofu . Mettiamo una manciata di misticanza o dell'insalata che preferite e terminiamo spalmando sull'altro lato del pane un po' di maionese vegana . Abbiamo terminato così il nostro panino, a cui accompagneremo una manciata delle nostre chips di carote. Il secondo piatto è una pasta con crema di pomodorini e melanzane al forno e mandorle tostate. Per 4 porzioni di pasta ci servirà una melanzana, noi abbiamo scelto quella striata che taglieremo grossolanamente a cubetti.
i 500 g di pomodorini che taglieremo a metà. Uniamo quindi tutte le verdure all'interno di una teglia da forno. E condiamole con sale, pepe ed olio evo a piacere. Mescoliamo bene il tutto e se vi piace potete aggiungere un po' di origano. A questo punto inforniamo le nostre verdure a 200 gradi con forno in modalità ventilata per 20-30 minuti. Terminato il tempo, estraiamo le nostre verdure dal forno e mettiamole all'interno di un mixer. Tostiamo quindi 30 g di mandorle in una padella antiaderente ed aggiungiamole alle nostre verdure. Infine aggiungiamo qualche foglia di basilico fresco, un giro d'olio evo e frulliamo il tutto, aiutandoci con dell'acqua se necessario, fino ad ottenere una consistenza cremosa come questa. Ora il nostro sugo sarebbe pronto, però se volete una crema più liscia ed omogenea, vi consigliamo di passarla con un colino. La crema di melanzane e pomodorini può essere conservata in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico fino a 3 giorni, oppure potete anche congelarla. Terminata la preparazione del sugo, cuociamo la nostra pasta preferita. Ed ecco pronte le nostre golosissime e cremose mezze maniche. Il terzo piatto di oggi sono delle polpettine di verdure, molto versatili e facili da realizzare. Iniziamo versando all'interno di un mixer una zucchina piccola tagliata grossolanamente. Uniamo poi 135 g di pisellini precedentemente cotti in padella con un filo d'olio, sale e pepe, una manciata di spinaci e una foglia di salvia. Uniamo poi con sale e pepe a piacere ed olio evo quanto basta. Frulliamo quindi il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea ma non troppo liscia. Per compattare ulteriormente il composto aggiungiamo 30 g di pan grattato e mescoliamo. Dovremo ottenere così una consistenza morbida ma allo stesso tempo abbastanza compatta da consentirci di formare le nostre polpettine. Creiamo le nostre polpette dandogli un diametro di circa 3-4 cm, in modo tale da ottenere con queste dosi circa 15-20 polpette. Dopodiché trasferiamole in una teglia ricoperta di carta forno. Aggiungiamo un filo d'olio evo ed inforniamo a 200 gradi con forno ventilato per 10-15 minuti. Ed ecco pronte le nostre polpettine verdi che abbiamo deciso di accompagnare a della misticanza e qualche goccia di succo di limone. Queste polpettine possono essere conservate in frigo all'interno di un contenitore ermetico fino a 3 giorni.
e possono anche essere congelate pre o post cottura. E questi erano i nostri tre piatti per studenti e lavoratori. Noi speriamo che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarci un pollice in su o un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina qui sotto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana e ci vediamo al prossimo video. Ciao!